Can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Well, this is calling me, all is not true. I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati sul mio canale. Innanzitutto ci tenevo a farvi gli auguri di buone feste e a ringraziarvi per i vostri messaggi che sono davvero tantissimi. E per farvi contenti ho deciso di preparare insieme a voi il panettone classico con un impasto davvero semplice che renderà il nostro panettone soffice, morbido, ma soprattutto buono e profumato. Gli ingredienti sono semplicissimi e li potete trovare anche scritti sotto il video nell'info box. Ed ora non ci resta che passare alla ricetta e andiamo a vedere subito come prepararlo. Per prima cosa andiamo a preparare il lievitino. Allora, per il lievitino dobbiamo prendere una ciotola dove andremo a versarci 80 g di acqua a temperatura ambiente ed un cucchiaino di zucchero. Aggiungiamo poi mezzo cubetto di lievito di birra e lo facciamo sciogliere per bene. Una volta sciolto aggiungiamo 80 g di farina, copriamo il tutto con la pellicola trasparente fino a quando non raddoppierà di volume. Nel frattempo andiamo a preparare gli aromi. In una seconda ciotolina mettiamo 20 g di miele, un cucchiaino di estratto di vaniglia, la scorza di un'arancia e la scorza di un limone. Vi consiglio di usare un miele preferibilmente biologico, io purtroppo non avendolo in casa l'ho dovuto sostituire con il miele in bottiglietta che vendono nei supermercati, ma non vi preoccupate perché il risultato è comunque ottimo. Dopo aver mischiato per bene tutti gli ingredienti, andiamo a coprire il tutto con la pellicola trasparente fino al momento dell'utilizzo. Nel frattempo, in una ciotola versiamo 250 g di uvetta che andremo a coprire con dell'acqua a temperatura ambiente per renderla morbida e che andremo ad utilizzare più avanti. A questo punto andiamo a preparare l'impasto del nostro panettone. In una planetaria andiamo a versare 350 g di farina, un cucchiaino di sale, 100 g di zucchero che potete sostituire anche con dello zucchero di canna, 150 ml d'acqua a temperatura ambiente e 4 tuorli preferibilmente a pasta gialla. Lavoriamo il tutto per 10 minuti a velocità media, dopodiché andremo ad aggiungere il lievitino che abbiamo già preparato precedentemente e mischiamo il tutto. Passati 10 minuti è giunta l'ora di aggiungere il lievitino che andremo a lavorare con il resto degli ingredienti per altri 5 minuti e questo sempre a velocità media. Passati 5 minuti è giunta l'ora di aggiungere gli aromi e mescoliamo il tutto per altri 5 minuti e sempre a velocità media. A questo punto aggiungiamo 100 g di burro a temperatura ambiente, lavoriamo per ulteriori 5 minuti fino a che il burro non si sia completamente assorbito e dopodiché procederemo con l'aggiunta dell'uvetta che abbiamo già messo in ammollo e che sarà diventata già più morbida.
E una volta giunta l'uvetta ho deciso di aggiungerci anche dei canditi. Ovviamente voi potete benissimo dare sfogo alla vostra fantasia mettendo ciò che vi piace di più. E una volta messi tutti gli ingredienti, facciamo girare per l'ultima volta la nostra planetaria per altri 5 minuti fino ad amalgamarsi per bene tutti gli ingredienti. Giunti a questo punto, trasferiamo il nostro impasto sul piano di lavoro che andrò ad imburrare per evitare che si attacchi ed iniziamo a sollevare leggermente il nostro impasto per poi farlo ricadere delicatamente per circa una decina di volte. Finita questa operazione, trasferiamo l'impasto in un recipiente precedentemente imburrato e facciamo riposare per tutta una notte, ovviamente coperto da una pellicola trasparente. Il giorno seguente prendiamo il nostro impasto che ha ben lievitato e lo trasferiamo sul piano di lavoro già leggermente infarinato ed iniziamo a piegarlo da tutti i lati fino a formarne un panetto. Dopodiché prendiamo il nostro stampo e ce lo trasferiamo all'interno. Coprendolo con pellicola trasparente, trasferiamo il tutto in forno acceso ma senza attivarne la temperatura, fino a che l'impasto non sarà aumentato di volume. Can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Bliss is calling me, holy snowshoe. I bring some mistletoe with me. Dopo che il nostro impasto ha ben lievitato, lo prendiamo e con un coltello eseguiamo un taglio a croce non troppo profondo. Solleviamo le pellicine piegandole verso l'esterno e aggiungiamo una noce di burro al centro del nostro panettone ed inforniamo a 180 gradi per circa 50 minuti a livello basso del forno. Un consiglio che vi do: se dopo i primi 20 minuti notiamo che la superficie si è troppo dorata, la copriamo con della carta stagnola e riposizioniamo in forno fino al termine della cottura. Una volta pronto il nostro panettone, per assicurarci che sia ben cotto all'interno, procediamo con la classica prova dello stecchino. Se esce asciutto vuol dire che il nostro panettone è pronto. Ora però bisognerà far raffreddare il nostro panettone e per farlo bisognerà capovolgerlo utilizzando normalmente dei ferri per panettoni che, pur non avendoli, ho deciso di fare una cosa simile mettendo due spiedini all'interno del panettone e prendendo due pentole facendomi da supporto. E a questo punto, dopo essersi raffreddato per bene, non ci resta che tagliarlo per gustarcelo. L'interno è morbidissimo ed il suo profumo emana davvero per tutta la casa. Per la conservazione, a meno che non lo facciate sparire il giorno stesso, si può ben conservare nei sacchetti per alimenti come un panettone classico.
E giunti a questo punto, spero davvero che la ricetta vi sia piaciuta. Se sì, fatemelo sapere con un bel pollice in su, commentate il video se avete delle domande o anche delle semplici critiche, e per chi non fosse ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche di nuovi video che pubblicherò, e se vi va ovviamente seguitemi anche sul mio gruppo di cucina Facebook che si chiama Cuciniamo Insieme at Barrett Nalu, e sul mio profilo Instagram. Ora non mi resta che ringraziarvi di cuore, augurandovi di nuovo buone feste e alla prossima video ricetta con